Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati. Siamo qui quest'oggi con la recensione di un terminale davvero molto molto interessante. Stiamo parlando di Huawei P9 Plus. Allora, partiamo subito col display che lo vediamo, lo stiamo vedendo. È un display da 5,5 pollici, molto luminoso, molto performante, AMOLED Full HD. Poi, come detto anche nella nostra recensione, dedicata a una doppia fotocamera posteriore certificata Leica che scatta davvero foto davvero molto molto belle, un doppio flash True Tone, il sensore per le impronte digitali che è anche multitasking, poi ha ben tre antenne per la ricezione perché la cover in posteriore ha un corpo unibody in alluminio, come possiamo vedere, davvero molto bello, molto gradevole al tatto, anche se purtroppo molto scivoloso anche, quindi mi è capitato più volte che mi sia scivolato fra le mani e per poco non volava per terra, quindi attenzione a questo dettaglio, questo piccolo dettaglio. Nella parte superiore troviamo il sensore per gli infrarossi e una cassa audio. Nella parte inferiore troviamo la cassa audio generica, l'ingresso USB Type-C, ovvero che permette una ricarica veloce del dispositivo, nonché il trasferimento dati molto veloce anch'esso, e l'ingresso per il jack per le cuffie. Poi sul lato destro del dispositivo troviamo il bilanciere del volume, tasto accensione e spegnimento. Sul lato sinistro invece troviamo lo slot per la nano SIM e l'estensione della memoria tramite micro SD fino a 128 GB. La memoria interna, ve lo dico subito, è da 64 GB, quindi già generosa la memoria interna, possiamo comunque tranquillamente espandere tramite micro SD. Il processore è un Kirin 955 octa-core a 2,5 GHz con ben 4 GB di RAM, quindi molto molto performante. Il sistema operativo preinstallato è Android 6.0 più EMUI 4.1, di cui già vi avevo parlato in un articolo precedente, per attivare e ricevere tutte le notifiche di tutti i social e quant'altro. Batteria interna invece da 3400 mAh che consente tranquillamente di arrivare a fine giornata. Il dispositivo si presenta anche molto leggero nonostante la batteria integrata. Esteticamente il display è molto molto bello, molto luminoso. Questo è il centro notifiche. Facendo questo swipe possiamo accedere ai toggle, aumento la luminosità al massimo, così possiamo godere appieno della luminosità del display 5,5 AMOLED che Huawei ha deciso di mettere a disposizione dei clienti su questo top di gamma davvero interessante. Come vedete le applicazioni preinstallate sono basilari, qui abbiamo la classica cartella delle applicazioni Google, abbiamo poi nell'altra schermata le altre applicazioni che Huawei ci propone, ovvero musica, video, calendario, mail. Poi l'interessante applicazione temi che ci permette di personalizzare al meglio il nostro dispositivo. Andiamo dunque a vedere l'applicazione temi che si connette anche ad internet per scaricare nuovi temi, e qui abbiamo i temi di default con cui possiamo tranquillamente personalizzare il nostro dispositivo. Io ho preimpostato questo, però possiamo tranquillamente cambiare e vediamo come esce anche quando lo si applica. Lo applichiamo, eccolo qua, e questo è quanto. Poi per quanto riguarda i temi, come ho detto, personalizza. Vedete, possiamo andare anche a personalizzare la schermata home e quant'altro, e accedendo poi ad internet potremo scaricare anche altri temi dedicati. Poi andando su gestione telefono è davvero un'applicazione davvero molto importante, molto ben strutturata, dove possiamo, vedete, vedere le applicazioni da ottimizzare, la memoria occupata e quant'altro. Noi tappiamo su di esso e vedete che parte l'ottimizzazione, facciamo su fine e abbiamo ottimizzato il tutto. Qui abbiamo app pulizia memoria in lista bianca, quindi possiamo impedire ad alcune applicazioni di interferire.
Poi abbiamo anche la gestione del traffico internet per tenere soprattutto il nostro traffico dati sotto controllo. Filtro molestie, dove si possono bloccare le chiamate moleste. Vedete che io ne ho qua una, faccio vedere anche il numero così lo bloccate anche voi. Sono tutti messaggi promozionali che, fra virgolette, e non proprio fra virgolette, rompono le scatole ogni 5 minuti, tutti i giorni, ogni giorno per tutti i giorni. Abbiamo anche la percentuale della batteria restante con l'attivazione del risparmio energetico e il piano energetico, che si divide in prestazioni, intelligente e ultra. Allora, quando selezionate prestazioni, logicamente tutto il piano energetico verrà proporzionato per avere prestazioni elevate, soprattutto per i giochi e per i video online. Intelligente si regola automaticamente. Ultra in pratica va a dare un maggior risparmio energetico e a prolungare di qualche ora la durata della batteria, consentendoci dunque di godere più a lungo del telefono, però con le funzioni basilari, ovvero chiamate, messaggi e basta, proprio le funzionalità basilari, lo trasformo in un telefono semplicissimo. Questa è una cosa davvero interessante. In pratica riduce la risoluzione dello schermo, che è in Full AMOLED, Full HD. Sappiamo tutti che l'AMOLED tende a risparmiare molta batteria, ma se il Full HD è 1920x1080, possiamo ridurre anche la risoluzione del display, cosa molto molto interessante. Poi abbiamo le app protette, la protezione del consumo energetico, livello consumo, ottimizza. Vedete che possiamo ottimizzare tutto, anche l'autonomia e quant'altro. Abbiamo i dettagli del consumo energetico e la percentuale che viene mostrata sulla batteria. Tornando indietro, andando avanti, centro notifiche. Qui possiamo gestire tutte le notifiche di tutte le applicazioni. Gestione drop zone, possiamo consentire la drop zone a due applicazioni. Possiamo anche attivarle o disattivarle. Nell'altra schermata invece possiamo bloccare le applicazioni oppure proteggerle. Tappando invece sull'ingranaggio ci dà le scorciatoie. In pratica possiamo creare una scorciatoia per pulire l'ottimizzazione del sistema, la gestione della batteria, il blocco app, eccetera. E poi le informazioni sulla gestione, sull'applicazione di gestione telefono. Torniamo a noi, HiCare è l'applicazione che consente di usufruire dei 3 anni di garanzia, ve lo ricordo, 3 anni di garanzia offre Huawei per l'acquisto del P9 o P9 Plus in questo caso, quindi davvero tanta roba. E ricordo anche che nei primi 3 mesi, se si rompe il display, la riparazione è gratuita. Sempre nei primi 3 mesi di garanzia, se si rompe il dispositivo, ve lo sostituiscono con uno nuovo. Continuiamo la panoramica, impostazioni. Qui abbiamo le impostazioni sono messe in modo differente rispetto ad altri terminali Android che abbiamo visto in precedenza nelle precedenti recensioni. Abbiamo ovviamente tutti i toggle, gestione traffico dati che l'abbiamo visto prima, molto utile, altro che ci permette di utilizzare Wi-Fi Plus. In pratica io non la consiglio di attivare perché in pratica attiva l'opzione dati quando il wifi è molto debole. Non sconsiglio comunque di attivarlo. Poi abbiamo tethering, hotspot, NFC, c'è il broadcast e VPN volendo. Stile schermata, anche questa è un'opzione davvero interessante. La standard, che è quella che abbiamo tuttora, e la semplice per chi magari o ha difficoltà alla vista oppure è le prime armi, allora si trova le icone molto più grandi e quindi molto più semplici da utilizzare. Display, possiamo regolare tutte le opzioni del display, luminosità, temperatura del colore, addirittura vedete che bello, predefinita, calda oppure fredda. Mettiamo su predefinita. Ok, modalità del colore vivida o normale, e abbiamo qua un esempio, non so se si vede in video, comunque vi invito a provarla magari in store se vi fanno provare questa modalità. Sospensione dopo 15 secondi fino a 10 minuti, quindi non c'è l'opzione mai, quindi molto interessante. Torniamo indietro. L'audio ci permette di gestire
tutte le notifiche audio, suonerie e quant'altro, pannello notifiche barra di stato. Anche qui ci permette di gestire notifiche sia come banner sia come appare nella barra di stato, eccetera. Mostra il nome operatore anche. Poi, utenti, questa è un'altra funzione molto interessante. Possiamo creare diversi utenti su questo dispositivo. Questo ci permette di gestire, magari di gestirlo quando siamo a casa e quando siamo a lavoro, oppure quando dobbiamo fare delle demo, per esempio, per fare provare il dispositivo. Quindi possiamo creare un nuovo utente che ovviamente non va ad intaccare i dati degli altri utenti. Ovvero, qualsiasi utente creato, quando si fa lo switch, si riavvia il telefono ed è come se fosse il telefono dell'altro utente, logicamente, che non ha accesso ai dati memorizzati nel telefono. Ovviamente, se c'è una scheda SIM, il numero e i dati sono sempre quelli, e il piano dati è sempre quello. Poi, ID impronta, abbiamo visto il sensore per impronte digitali nel lato posteriore, possiamo utilizzarlo, vedete, scatta foto video, risponde alla chiamata, interrompe la sveglia e poi sfoglia le foto. Poi abbiamo ovviamente blocco schermo e password, assistenza intelligente, ops, ho sbagliato. Pratica ci permette di gestire la barra di navigazione, il sensore alla pressione, a bordo schermo, iconi, azione scorciatoia, eccetera. Comando vocale, la UI con una mano, cover intelligente quando la acquistiamo, controllo cuffie intelligente, modalità guanti. Poi abbiamo la modalità non disturbare, logicamente, ID Huawei, account Google, le applicazioni, impostazioni avanzate. Qui possiamo gestire altre informazioni come la data e l'ora, la lingua dell'inserimento, memoria e archiviazione. Vedete che abbiamo 54,1 GB, di cui liberi 47,49, quindi da 64 10 GB lo tengono riservato il sistema operativo e la EMUI 4.1. Poi la gestione della batteria che abbiamo visto prima, sicurezza, qui possiamo vedere, impostare nuove password, eccetera. Servizi di localizzazione, stampa, accessibilità, mirror share, backup e ripristino. Andando avanti, ho attivato l'opzione di sviluppatore, updater, ci apre l'interfaccia EMUI per vedere appunto se c'è una versione sua software nuova, la sta controllando in questo caso. La versione attuale, vedete, non c'è nessun aggiornamento, la versione attuale è questa. Andando nel menu possiamo andare a vedere le informazioni sul sistema Android 6.0, come vedete, EMUI 4.1, la CPU Kirin 955, memoria RAM 4 GB, risoluzione 1920x1080. Qui abbiamo tutte le informazioni del dispositivo, davvero molto interessante. Qui abbiamo terminato per quanto riguarda le impostazioni. Poi abbiamo l'applicazione Benessere, che lei è sempre attiva, ci fornisce i passi e quant'altro qui nel pannello notifiche. Pannello notifiche che è davvero molto interessante perché si mostra in pratica le notifiche all'orario a scalare in cui appaiono. Torniamo alla cartella strumenti, dove abbiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione che Huawei ha pensato di inserire, quale torcia, specchio, bussola, eccetera. La più interessante è il comando Smart. AnTuTu no, l'ho installato io, non c'è di default, non preoccupatevi. In pratica questa applicazione sfrutta ovviamente gli infrarossi del dispositivo e permette di gestire più accessori nella nostra casa o ufficio: TV, condizionatore, digitale, fotocamera, proiettore, eccetera. Questo perché? Perché così facendo possiamo selezionare una televisione, un condizionatore, selezionare la marca, ovviamente dobbiamo essere connessi a una rete internet. Una volta selezionata la marca, ci dice di, vedete, di
tenere per un punto il telefono verso il dispositivo, tocca l'icona accendi o spegni condizionatore. E in pratica, quando si accende o si spegne il condizionatore, vuol dire che è stato configurato questo tasto, poi ce ne farà configurare altri fino al termine della configurazione. Al termine della configurazione, come vedete io sul mio TV, ho configurato il telecomando LG, che è questo. Questo qua è il telecomando. Possiamo anche andare a selezionare la tipologia del telecomando. Vedete, abbiamo tre schermate. Comunque la riproduzione di ogni telecomando di qualsiasi marca, di qualsiasi accessorio, anche stereo, impianto stereo, lettore DVD, Blu-ray, eccetera, avrà l'interfaccia telecomando ufficiale, come in pratica il telecomando che avete. Poi abbiamo le applicazioni più popolari, queste se volete potete tenere oppure eliminarle tranquillamente. Tenete VPS Office, che serve per appunto una piccola suite tipo Office, che permette di aprire i documenti. Eccoli qua. Poi abbiamo una cartella con i giochi, che possiamo tranquillamente cancellare anche loro. Andiamo a vedere display con display tester, così potete vedere con le varie colorazioni quanto questo display è bello. Ecco, vi ricordo ancora una volta che la fotocamera non la faccio vedere in questa recensione. Guardatevi il video dedicato, perché l'ho spiegata a fondo appunto nel video dedicato. Per quanto riguarda le applicazioni preinstallate e funzionalità principali, abbiamo visto quasi tutto. Il browser è Chrome, non ve lo sto a far vedere perché è inutile, è molto performante e quant'altro. Per quanto riguarda la connessione in rete dati 3G, 4G LTE, è ottima, anche Wi-Fi logicamente. Ha anche altre particolarità, ovvero la particolarità è la gesture nocche, ovvero scrivendo sul display una M, come ho fatto io, si apre l'applicazione musica. Scrivendo sempre sullo schermo è un po' difficile, perché se avete attivo, e si apre internet. In pratica queste lettere le possiamo personalizzare, cioè le lettere no, ma le azioni le possiamo personalizzare, ovvero andando in controllo movimento, disegna, nell'impostazione logicamente, vedete che abbiamo a disposizione la lettera C e M e W. Possiamo cambiare per ogni lettera ciò che vogliamo aprire. Quindi se invece di C era la fotocamera, voglio aprire il calendario, imposto il calendario. Con la lettera E era il browser internet, voglio aprire, non so, la calcolatrice. Adesso andiamo a disegnare la E sul display e vedete che apre la calcolatrice. Qui era un conto che avevo fatto in precedenza, però. Facciamo la C e ci apre il calendario, una cosa davvero molto molto interessante. Come interessante anche il fatto che sempre con la nocca, facendo uno swipe così, una riga orizzontale, in pratica possiamo suddividere lo schermo a metà. Apriamo per esempio il calendario qua sotto, e qui sopra magari, non so, apriamo la calcolatrice per tornare alla schermata normale, il tondo. E poi, molto interessante, ha la funzionalità press touch, ovvero tenendo premuto leggermente a lungo come su iPhone. Adesso, quando mi riuscirà, sarò bravo io. Eccolo qua, col pollicione ci arrivo. Vedete che tenendo premuto sull'applicazione mi dà scansione o un nuovo contatto in base all'applicazione che apriamo, però non tutte le supportano. I messaggi, aggiungere preferiti e nuovo messaggio. Questo è quanto, quindi un dispositivo davvero molto interessante, con molte funzionalità davvero molto valide e anche simpatiche, se vogliamo dire, come quello delle nocche. Ah, con le nocche potete fare attivarlo anche nelle impostazioni, io non l'ho attivato,
il doppio colpo sul display che permette di catturare lo screenshot del display appunto al volo, quindi una funzionalità davvero interessante senza non dover andare a pigiare il bottone power, accensione, spegnimento più volume giù per scattare gli screenshot. P9 Plus che mi ha soddisfatto in pieno, mi sono trovato davvero molto molto bene, lo consiglio come acquisto perché è un dispositivo eccezionale da tutti i punti di vista, tranne che per la scivolosità, perché appunto, come ho detto in apertura, il corpo in alluminio, soprattutto ai lati, tende a farlo scivolare un po' troppo dalle mani. Per quanto riguarda il display, eccellente, ma cattura un po' troppa polvere, quindi dovete pulirlo spesso. Prezzo del dispositivo su Amazon lo trovate a circa 625 euro, all'incirca 573 euro all'incirca, però brandizzato TIM o Vodafone, quindi l'avete brandizzato se volete risparmiare quei 50 euro, 60 euro, altrimenti prezzo consigliato al pubblico da Huawei 749 euro. Fateci un pensierino, perché anzi più di un pensierino, perché è davvero un ottimo device. Benissimo, io direi che possiamo terminare qui. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi rimando ai nostri prossimi video. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!